Una piazza simbolo della comunità farinolese che contempla il ricordo delle vittime della tragedia di Rigopiano. Un ricordo doloroso e ancora profondo, ma che non scalfisce la forza e la tenacia di questa comunità alle falde del Gran Sasso. È stata inaugurata lunedì 2 agosto la nuova piazza panoramica, che oltre ad essere un luogo commemorativo, diventa il simbolo della rinascita e della resilienza. Un segnale forte anche a seguito dei duri mesi invernali segnati dal lockdown. Giornata di festa per la comunità farindolese dopo alcuni giorni di sofferenza legata agli incendi. Piazza Belvedere in attesa che sia intitolata alle vittime di Rigopiano, perché è giusto che questa piazza contempli anche il rispetto della storia, di quello che diciamo, l'hotel Rigopiano, insieme con tutta la sua sofferenza, ha rappresentato per la nostra comunità. Quindi a breve intitoleremo non solo la piazza, ma realizzeremo anche un monumento a ricordo di quella tragedia. In concomitanza dell'inaugurazione anche il concerto dell'artista Daniele Falasca all'interno degli eventi di Abruzzo dal vivo, festival finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura attraverso la Regione Abruzzo per il rilancio dei comuni rientranti nel cratere sismico 2016-2017. Un grande artista, figlio di un grande progetto, Abruzzo dal vivo, che va in qualche maniera a sintetizzare tutte le realtà dei vari comuni del cratere e cercare di ridare, di riportare anche serenità e anche una serata di spensieratezza a tante persone che in questi anni di sisma e altri eventi hanno sofferto terribilmente. Quindi un plauso a tutti i sindaci che sono stati in grado di convenzionarsi in Abruzzo dal vivo e sicuramente un giorno di festa anche per la nostra comunità. Io è proprio la prima volta che vengo a Farindola e per me è un onore suonare in questi posti così belli. Appena sono arrivato, ho visto dal Belvedere appunto da sopra queste montagne e ho respirato, ho visto che ieri proprio non si respirava a Roseto, io sono di Roseto, ho sentito quest'aria pura e queste montagne che ti appunto danno la sensazione di serenità. Quindi ecco, per me è appunto un onore suonare e poi rappresentare anche l'Abruzzo, perché ho fatto anche un video dove alla fisarmonica appunto nel mio contesto rappresenta così un po' l'abruzzese.